Il Consiglio Comunale straordinario per la bonifica ha visto l'assenza del commissario generale Emilio Errigo per impegni al Ministero dell'Ambiente già assunti, ma nulla di fatto nella Sise cittadina, che ha respinto gli emendamenti proposti da Enrico Pedace, Carmen Giangotti, Salvo Riga e Fabrizio Omeo. Quanto riguarda la maggioranza, noi parliamo di fatti concreti che ci stanno a cuore per quanto riguarda il nostro territorio. È chiaro, molto chiaro, anzi è assolutamente verosimile che noi diamo la possibilità di essere non solo capaci di portare a termine quello che si parla per quanto riguarda gli ambienti tumorali, tutte le cose che esistono in questo territorio, il sindaco Voce non oggi, ma parliamo di anni addietro, si è presa la briga di andare in giro per le fabbriche a fare effettivamente proposito di concentrazione, di guardare un attimo a che livello erano le scorie tumorali per quanto riguarda il nostro territorio. Che il sindaco Voce, allora, quando faceva la guerra, noi altri crotonesi non sapevamo nemmeno che cosa facesse. E le tengo a precisare una cosa che è molto importante. Quando ci furono 4 consiglieri regionali che noi avevamo, le posso fare anche nome e cognome, addirittura avevamo anche l'assessore all'ambiente, che sono stati invitati nella mia sede CNA, tranquillamente, per far sì che il sindaco Voce esponesse il problema, le motivazioni, perché nella regione non è stato accettato per parlare quando c'era la riunione. Quindi chiaramente sono rimasti fuori, si è ripreso il discorso per quanto riguarda queste problematiche, tra l'altro cioè, non lo potevano fare entrare perché non era annunciato, sono cose che purtroppo verosimili, però non è stato fatto nulla dopo di loro per far sì che il sindaco Voce, oggi sindaco Voce, che l'ingegnere Voce attuale, chiaramente non gli è stato dato nessun aiuto, non dalla regione, dai 4 consiglieri regionali che noi avevamo. E dunque il PD come si è determinato in questo consiglio comunale sulla bonifica? Il Partito Democratico ha fatto un passaggio importante con la richiesta di Consiglio regionale straordinario come tematica unica alla bonifica del sito di Crotone affinché si possa modificare il piano dei rifiuti appena proposto e votato dalla Giunta regionale. E sul banco anche la problematica atavica dei cittadini di Crotone, ovvero la loro salute, mi riferisco ai tumori. Assolutamente sì, il sindaco nell'ultima sua esternazione in Consiglio Comunale ha dichiarato che non sono correlate le morti di tumore con quelle che sono le scorie velenose presenti nella città di Crotone, e ritengo che questa sia una grande bugia. Noi dobbiamo sottolineare che a Crotone ci sia male di cancro, soprattutto in virtù del fatto che queste fabbriche hanno inquinato la città di Crotone, continuano ad inquinarla con la presenza di questi rifiuti in determinate aree della città, e noi dobbiamo fare in modo che questi rifiuti vengano portati il più lontano possibile dalla città di Crotone. Ecco, questa è la politica che dovrebbe essere al servizio dei cittadini, perché tagliare l'erba e tappare una buca penso che siano cose ordinarie, se poi le fai anche con i soldi di Eni diventano ancora più ordinarie.